una prova lampante dell'ovvietà e della falsità e della totale indifferenza del rettore e dell'università ai bisogni reali dello studente. Più di 2 settimane fa siamo stati in rettorato per avere un confronto con il rettore, a cui abbiamo palesato le urgenti preoccupazioni e le grida d'aiuto di un'intera comunità studentesca riguardanti il sistema universitario che ci soffoca e ci opprime e la necessità impellente di un reale servizio di supporto psicologico per lo studente. Da questo primo confronto abbiamo ottenuto la promessa di un secondo incontro per discutere delle nostre rivendicazioni, ma dopo 15 giorni ancora non abbiamo ricevuto una risposta. Lo studente in difficoltà non hanno bisogno di esempi di resilienza, ma di un'università che abbia ritmi e obiettivi umani. È ipocrita premiare la resilienza dello studente dagli ostacoli che l'università stessa ha posto sul loro percorso. Dopo che un mese fa l'ennesima studentessa di quest'ateneo si è tolta la vita, permettere un'iniziativa del genere di avere luogo qui dentro significa ignorare volontariamente e completamente le nostre necessità. Affermando di avere a cuore la salute dello studente e dichiarandosi falsamente nostro alleato. Oggi però si è confermato ipocrita e omertoso, tutto fuorché alleato della comunità studentesca. Cercando di dire delle cose in cui credono. Noi rispettiamo tantissimo le persone che hanno cose da dire. Se hai delle cose da dire, punto primo, io lo faccio a braccio. Punto secondo, siamo qui forse per la stessa causa e tu forse non sei in grado di capire che cosa stiamo facendo oggi. Sai perché? Perché ti torno a spiegare. Perché ancora non hai vissuto, non sai che cosa stiamo facendo. Ma questo non è che si fa da 9 anni. Ma noi siamo in quest'aula, scusami, perché sei venuta qui oggi? Siamo qui. E perché la prendi con me? Avete sbagliato il tempo, il rettore è andato via qualche minuto fa. Sapete cosa da dirvi? Cosa dirlo prima? State parlando con Luca Vete, che da 9 anni portava avanti una campagna sociale, cercando di aiutare i ragazzi in difficoltà. Cerchiamo di dare loro delle risposte e soprattutto ascolto. Ma tu non sai chi sono io, ma non sai chi sono io, non sai quello che faccio a 9 anni. Ma se non ti importa chi sono io, perché non vai a parlare con una...